Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. E ciao a tutti, ragazzuoli, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e oggi, anzi questa sera, vi porto un glitch dei soldi da fare, diciamo, con un amico. Non serve una birra, questo glitch funziona perfettamente, ragazzi. Sto mandando un pochino in velocità il video perché comunque sarebbe stato troppo lungo. E passiamo al glitch. Allora, in primis, la prima cosa che dovete fare, ragazzi, dovete stare in una sessione pubblica e dovete richiamare una moto dal Motorcycle Club, come ho appena fatto io. Quando ve l'avrà consegnata, salite nel vostro CEO e andate alle missioni, ragazzi, alle missioni dei veicoli speciali. In quelle missioni avremo la missione che a noi servirà, in pratica. Quindi a questo punto io vado a diventare CEO, mi dirigo al computer e vado nel pannello delle missioni, ragazzi. Quindi andiamo a farlo passo per passo, seguite tutto quello che vi dico io e riuscirete a fare il glitch, anche perché è semplice, è un po' macchinoso all'inizio, però è abbastanza semplice da fare, ragazzi. Quindi andremo in missioni, sceglieremo la prima, quella della rampa buggy, e l'avvieremo. A questo punto, se saremo con un nostro amico in party come sono io, farete un giochiamo insieme, entrerà con voi l'amico e potremo cominciare a fare la missione, ragazzi. Quindi per guadagnare tempo non mettete uscita in elicottero, però mettete direttamente respawn a terra, così guadagnerete tempo. Quindi a questo punto aspettate il vostro amico che entra nella missione. E una volta che è entrato nella missione, come ho già detto, mettete il respawn a piedi, in maniera tale che non vi spawnerà sul tetto, quindi non perderete tempo. Io ho fatto così, ragazzi, infatti esco dalla maze bank tranquillamente a piedi a piano terra. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Una volta che comunque avremo avviato la missione, perché comunque dovremo avviarla questa missione, perché altrimenti non potremo fare il glitch, l'unica cosa che ci resterà da fare è prendere la moto, la nostra moto, non so perché qui mi ha cambiato il completo, però vabbè, che non fa niente. Prenderemo la nostra moto e ci dirigeremo alla clubhouse, ragazzi. Questo passaggio è semplicissimo, basta che vi ricordate dove sta la clubhouse. Io ho visto inizio video dove stava, anche perché questo non è il mio account, quindi non potevo sapere dove stava la clubhouse. Una volta che siete qui, entrate nella clubhouse e subito dopo fate start online creatore, ragazzi. Una volta che sarete nel creatore, l'unica cosa che dovete fare è premere il tasto option, andare su online e creare una sessione solo Nvidia. A questo punto, ragazzi, una volta creata una sessione solo Nvidia, come state vedendo io sto andando a creare una sessione solo Nvidia, una volta creata questa sessione, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è aspettare il vostro amico che arrivi nella sessione. Ma prima di questo, però, ovviamente dovete invitarlo, perché altrimenti non è che lo può raggiungere così.
Il glitch, come ho già detto, questo primo passaggio è un pochino macchinoso, però per duplicare è semplicissimo. L'unico sbatti, ragazzi, dimenticavo un'altra cosa, ragazzi, dovete avere il respawn nel palazzo del CEO quando cominciate a fare il glitch, questo non l'avevo dimenticato, quindi respawneremo nel palazzo del CEO e quando saremo nel palazzo del CEO potremo tirare fuori tranquillamente le armi, ragazzi. Penso che qualcuno di voi già lo conoscerà questo glitch perché l'ho portato sul canale. Vi lamentavate delle birre e ho voluto, diciamo, riportarvi questo perché è leggermente più veloce rispetto a quello delle birre. Quando siete qui vi suicidate, io stavo cazzeggiando qui, non è che serve che uccidete il segretario o la segretaria. Quando spawnate in sessione invitate il vostro amico, gli fate un giochiamo insieme e aspettate che vi entrerà nella sessione dove state giocando. Io qui ho fatto un breve taglio, ragazzi. Una volta che sarete andati al nightclub, perché comunque dovrete andare al vostro nightclub, e nel nightclub dovete avere le auto che volete duplicare. Io in questo caso ho 5 LG Retro Custom. E negli altri garage, ragazzi, adesso dopo ve lo faccio vedere, ho LG RH8 semplicissime. A questo punto, ragazzi, che cosa faccio? Esco dal nightclub e vado ad aspettare l'amico che arriva da me, insomma. Allora, una cosa fondamentale, ragazzi, il vostro amico in mappa vi vedrà al CEO. Solo voi sarete in grado di poterlo guidare dove siete voi, insomma, perché lui comunque a voi non vi vedrà e quindi vi vedrà nel palazzo del CEO. E automaticamente è ovvio che si dirigerà magari verso il palazzo del CEO e non verrà da voi. A questo punto, ragazzi, quando il vostro amico sarà giunto vicino a voi, gli dovete dire di salire in auto con voi, anche perché voi non lo vedrete lui, e quindi ovviamente lui vi dovrà dire sì, sono in auto e tutto il resto. Insomma, quando sarà salito in auto con voi, rientrerete nel garage dove avete le retro custom che volete duplicare, e una volta fatto ciò passiamo al resto del glitch, ragazzi. Non è che la sto dilungando, ragazzi, perché magari qualcuno può pensare ma quanto la stai a far lunga. Non è così. A questo punto, quando siete nel garage, dite al vostro amico di premere freccia giù e di mettersi nella schermata di uscita da GTA Online e rimanere in quella schermata nera, ragazzi. Poi usciremo dal garage. Io però in questo caso, ragazzi, me ne vado nel B3 solo per farvi vedere che nel B3 ho tutte auto LG RH8 normali. Vedete, nel B3 io ho tutte LG RH8. Questo è il B3, ragazzi. Quindi a questo punto ritorno nel B2, ragazzi, perché voi dovete partire dal B2 nel garage in cui avete lasciato il vostro amico. Quindi io in questo caso ritorno nel B2. Esco su strada da solo, ragazzi, dovete uscire da soli su strada, non con il vostro amico. Una volta che sarete in strada, rientrerete nel B3 e le auto si saranno duplicate, ragazzi. Allora, le auto che si possono duplicare, ragazzi, sono tutte le auto di Bennis, tutte. Qualche cazzaro in giro dice che la Nero Custom non si può duplicare, o che quello non si può duplicare, o quell'altro non si può duplicare. Allora, lasciate stare cazzate, se può duplicare pure il Mombin, pure tutto si può duplicare, ragazzi, tutto, basta che sono auto di Bennis. Se duplicate auto di lusso, ragazzi, come vedete ci sono le Retro Custom, ma sono LG RH8. Come vi dicevo, se sono auto di lusso, per esempio avete comprato il veicolo che c'era oggi, duplicatelo, lo duplicate, lo vendete, riprendete i soldi e vi tenete il clone. Dovete vendere l'originale, ragazzi, perché vi pagherà
in caso di veicoli di lusso o in caso di veicoli tipo Deluxe, tipo Oppressor o tipo qualunque altro tipo di veicolo. Insomma ragazzi, dovete vendere esclusivamente l'originale, non dovete vendere il clone, perché il clone è quello che dovete tenere e con l'originale rientrerete di qualche soldino, insomma di qualche spiccetto ragazzi. Quindi spero di essermi spiegato. Una volta fatto ciò ragazzi, che avete preso l'auto e siete usciti dal garage, vi dirigete al bunker come ho fatto io, entrate nel vostro centro operativo mobile e poi tornerete nel vostro nightclub ragazzi. Purtroppo l'unica fregola di sto glitch è questa, l'unica pecca di questo glitch è questa, il dover fare avanti e indietro, però alla fine è un buon glitch, anche perché non dobbiamo stare lì a comprare birre a destra manca ogni volta. Allora ragazzi, io qui sono sceso per farvi vedere che non potete chiamare nessun veicolo, cioè non è che dici magari potete chiamare l'elicottero, no, non potete chiamare nessun veicolo, dovete ritornare semplicemente al nightclub con l'auto che avete duplicato. Insomma, io qui ragazzi vado a rientrare nel B2, sono uscito dal B3, però vado ad entrare nel B2 dove ho LG RH8 normali e andrò a sostituire quest'auto con LG RH8 normali e quindi me ne ritroverò una in più ragazzi. Allora, questo glitch si può definire massivo, perché se noi abbiamo 10 auto possiamo duplicare 10 auto. Adesso vi faccio vedere ragazzi, noi qui abbiamo 6 LG per esempio. Se io vado nel secondo garage, cioè nel B3, mi troverò ora 6 LG, prima ne trovavo 5 di retrocasso, ma ora ne troverò 6. Quindi ogni volta che noi faremo il glitch, rientreremo nel garage che magari è mezzo vuoto, per dire nel B2 che non avevo tutte retro custom, e quando passeremo nel B3 avremo tutte retro custom ragazzi. Ovviamente saranno da salvare, adesso vi faccio vedere, perché comunque sono tutte LG RH8 normali, vedete? E quindi l'unica cosa che dovrete fare è andare a salvare nel vostro bunker tutte le auto ragazzi. Nel frattempo il vostro amico dovrà rimanere nella schermata nera che vi ho fatto vedere nel video, insomma dovrà rimanere nella schermata esci del GTA Online quando piggerà freccia giù per selezionare un personaggio della storia ragazzi. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao belli. See you.